Benvenuti ragazzi nel canale tecnico di Oltech Hobbies. Oggi vi farò un brevissimo tutorial su come installare una cover su iPod Touch di sesta generazione con il vetro temperato. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial di Oltech Hobbies. Oggi andremo a vedere come installare una cover nel nostro iPod Touch di sesta generazione, eccolo, di colore fucsia, con questa cover in silicone che lo protegge e questa cover in plastica molto molto carina di due gufetti che lo va ad integrare. Abbiamo preso anche il vetro temperato da Amazon, come potete vedere, e procediamo prima all'unboxing del vetro temperato. Bene ragazzi, ora adesso procederemo a togliere la polvere dallo schermo con l'adesivo. Si mette l'adesivo in questo modo sul pollice e delicatamente cominciamo a fare questa azione lungo tutto lo schermo dell'iPod. L'adesivo si porterà via eventuali residui di polvere lasciati dalla salvietta asciutta. Fatelo bene su tutta la superficie, in questo modo leveremo
eventuali residui di polvere che possono creare delle bolle d'aria sotto il vetro temprato. Adesso procediamo ad estrarre il vetro temprato dal suo alloggiamento. Come vedete, questo è una lamina di vetro che preserva il vetro dell'iPod, lo schermo, da eventuali urti e graffi accidentali. Dunque, arriviamo alla parte più delicata, cioè l'applicazione della lamina di vetro temprato sullo schermo dell'iPod. Qui è presente una linguetta con il numero 1 con scritto back, quindi vuol dire che è la parte che va a diretto contatto con l'iPod, col vetro dell'iPod, e si procede tirando questa linguetta per levare la parte adesiva del vetro temprato. Dopodiché si procede ad applicare molto delicatamente, cercando di far coincidere il buchino dello schermo del vetro con quello dell'iPod, cercando di non far formare bolle d'aria. Ecco fatto, come vedete le bolle d'aria si stanno allontanando dallo schermo, ma comunque sarà necessario prendere una qualsiasi carta di credito per farle uscire. Adesso vi facciamo vedere come fare. Non so se si vede, ma l'applicazione ha formato una piccola bolla d'aria. Questa non è un problema, perché basta prendere una qualsiasi carta di plastica, noi usiamo quella del King of Salad, e con l'angolo si spinge fuori. In questo modo l'aria esce da sotto il vetro temprato. Come potete vedere, l'aria è perfettamente uscita, quindi non ci sono più bolle d'aria sotto il vetro. Allora ragazzi, ora procederemo con a mettere la cover. C'è questa parte in silicone che contiene il corpo della iPod. Touch. Abbassa un po', se no non si vede. Ecco, in questo modo. Ecco, ora dopo aver messo la parte in silicone, andiamo a mettere quella dietro con il posteriore. Cuffietti. Sì. Così. Ora mettiamo la parte sopra. E bisogna farla coincidere così, premendo. Ecco. Questa cover ha la particolarità, non so se riuscite a vederlo in questo modo, di essere un pochino più alta rispetto al schermo dell'iPod, di modo che se l'iPod lo girate in questo modo per terra, tiene separato lo schermo dalla superficie, quindi se vogliamo la cover aiuta a prevenire gli urti sullo schermo. I link dei prodotti li trovate in descrizione al mio Amazon. Bene ragazzi, questo video è finito, alla prossima, ciao, vi aspettiamo un nuovo tutorial. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao.